Oggi una brutta giornata per Ventimiglia, perché, cari concittadini, come sapete, questa mattina vi siete svegliati e avete scoperto che c'è stato un incendio all'interno del nostro mercato, il mercato coperto. E io ritengo che questo non sia un problema solo del mercato coperto, ma è un problema per tutta l'economia cittadina. Voi sapete che quello è il centro nevralgico dell'economia, del commercio, del turismo, dei rapporti della nostra città. Per questo io vi garantisco il mio massimo impegno e quello di tutta l'amministrazione nel dare risposte in tempi brevi, in tempi celeri, nel cercare di riaprire quanto prima il mercato coperto. Anzitutto voglio ringraziare i vigili del fuoco. Ieri sera, grazie al loro intervento, le fiamme sono state circoscritte all'interno di un box. Devo ringraziare tutte le forze dell'ordine, anche la nostra polizia locale, per ieri sera, per oggi e per i prossimi giorni, perché il lavoro sarà tanto. Devo ringraziare anche tutti gli enti sovracomunali che stanno lavorando insieme a questa amministrazione per cercare di creare meno disagio possibile. E devo ringraziare ovviamente gli operatori che lavorano all'interno del mercato, i commercianti, perché non oso immaginare la loro apprensione, quella delle loro famiglie in questi momenti. Io vi sono vicino, ma non a parole, con i fatti, e cercherò di essere presente e di dare risposte concrete. Ora stiamo cercando di accelerare il più possibile, per quanto di nostra competenza, gli interventi da porre in essere per garantire sicurezza e salubrità al luogo. L'ASL è già intervenuta questa mattina con dei rilevamenti. Noi abbiamo già incaricato un ingegnere che domani farà un sopralluogo per verificare la staticità dell'edificio. Dopodomani, ci sarà un professionista che lavorerà sull'impianto elettrico e sulle vie di fuga e sull'impianto antincendio, e quindi mi spiace, ma il mercato dovrà stare ancora chiuso. Manterrò l'ordinanza di chiusura almeno per tutta la settimana per andare incontro alle prescrizioni che mi hanno fornito i vigili del fuoco. È chiaro che vorrei aprire domani, dopodomani, ma così non può essere. Non voglio dare false aspettative o fare promesse. Questo edificio si può riaprire quando sarà in sicurezza, quando sarà salubre, nell'interesse di chi ci lavora, di chi va a fare la spesa, dei residenti e dei turisti. Io vi posso garantire, il mio impegno è quello della mia amministrazione H24, cercando di arrecare meno disagi possibili per andare a sistemare una situazione che forse nel tempo già andava sistemata, ma che con questo incendio mette alla luce la situazione di fatto di questo immobile. Faremo il possibile e anche l'impossibile per ridare a Ventimiglia il mercato coperto nel più breve tempo possibile. Grazie a tutti.